Adesso ci sarà la cerimonia di intitolazione di questa bellissima sala. È un gesto simbolico che simboleggia quello che i nostri militari caduti italiani nelle missioni internazionali di pace nel mondo hanno voluto rappresentarci non soltanto in alcuni paesi ma in tutti i paesi del mondo. E il comune di Monte Sant'Angelo, il quale dico grazie insieme all'associazione Mario Frasca e insieme a tutti quanti voi oggi presenti, a loro devo un applauso fortissimo. Perché il sindaco e l'amministrazione comunale non hanno esitato neanche un minuto a trovare un luogo, un gesto molto simbolico per noi che lascia un segno anche in questo territorio rappresentato da San Michele Arcangelo, che è il nostro arcangelo di tutti gli angeli, dei nostri eroi di pace caduti nelle missioni internazionali di pace. Grazie a loro. Taglia il nastro tricolore. Mamma Rosa, madre del caporal maggiore capo Francesco Saverio Positano. Scoprono la targa mamma Maria, madre del caporal maggiore Luigi Pascazio, e mamma Angela, madre del caporal maggiore capo Mario Frasca, entrambi caduti in Afghanistan. Il momento particolare del silenzio. Verso cui siamo in obbligo, per chi senza volerlo, ma mettendoci il cuore in ciò che ha fatto, ecco, ha donato la sua vita per un ideale. E per chi è credente sappiamo che questo ideale viene poi amplificato lassù, insomma, perché quando si ama una persona, questa persona non muore mai, insomma. E questa stanza è anche un perpetuo ricordo a quanti poi accederanno, appunto, e potranno riconoscere in questi amici ideali di democrazia, di legalità, rispetto civico, insomma, ed è importante questo, importante anche per la città di Monsant'Angelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Preghiamo. O Dio, il cui Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, associandolo all'opera della salvezza, confortaci con la tua benedizione, perché si è riconosciuta la dignità della fatica quotidiana e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva, o Dio Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, e sempre. Angeli di Dio, che sei il costoro di Dio, come tu tradisci i greci modernamente di cui alla pietà celestiale. Preghiamo, Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti visitano questo luogo.
e a tutti coloro che vi entreranno. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ringraziamo Don Domenico. Buongiorno a tutti e ben trovati, e grazie veramente a tutti quanti voi per essere qui presenti in questo momento particolare, no? Allora, un momento che è sicuramente di raccoglimento, come dicevo poc'anzi, l'amministrazione comunale del comune di Monte Sant'Angelo non ha esitato neanche un attimo a pensare a questo gesto simbolico, dove appunto noi dall'anno scorso siamo partiti con una santa messa dei caduti italiani in Afghanistan come associazione Mario Frasca, perché non vogliamo tralasciare nessun caduto, da Giovanni Bruno, morto nel 2004, all'ultimo, che è Barbara Diana, civile, che portiamo sempre nella lista dei 54 caduti. Infatti nella Santa Messa delle ore 12 saranno resi i nomi come dovere fare per tutti quanti loro, nel nostro gesto, nel nostro impegno. Ci siamo detti fin dal primo giorno, quando insieme alla mia famiglia, mio padre Antonio, mamma Angela, Francesco e Vincenzo, abbiamo deciso di far costituire questa associazione. Non è facile cercare di assorbire un dolore. Oggi sono felice che sono insieme a noi la famiglia Pascrazio di Legge, la famiglia Positano. È bello questo gesto di condivisione del dolore, perché noi ci ritroviamo insieme a loro ogni 12 del novembre in tutte le manifestazioni organizzate anche dall'esercito italiano, e quindi siamo sicuramente onorati di essere sempre insieme per un unico scopo: il rispetto per questi ragazzi è il minimo che noi possiamo fare tutti quanti noi, e a loro che fa un applauso fortissimo. A tal proposito volevo ringraziare tutte le forze armate e le forze di polizia presenti qua, dal Comando Militare Esercito Puglia, 32esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, che seguono sempre i nostri eventi, l'11esimo Reggimento di Foggia d'Artiglieria, il 21esimo, tutte le autorità militari, perché loro ogni qualvolta mandiamo un invito sono sempre presenti. È rappresentato senz'altro anche dal nostro comune di appartenenza, dalla nuova amministrazione di Gerardo Tarantino, che oggi abbiamo il piacere di avere l'assessore, l'avvocato Antoniantino, qui con noi. Quindi quello che noi chiediamo è che manifestazioni di questo gesto debbano essere sempre piene in tutte le città d'Italia, esempi come Monte Sant'Angelo, Castelremoto, tutte le città d'Italia che hanno già fatto qualcosa per loro è importante, ma non per noi, perché noi ogni giorno siamo nel dolore, siamo afflitti appunto da questo dolore, quindi è qualcosa che bisogna portare dentro, ma quello che serve per le nuove generazioni, altrimenti se non mettiamo un gesto per questi ragazzi, fra pochi anni si è dimenticato tutto. Quindi è importante perché Giovanni Bruno, Luigi Pascrazio, Francesco Saverio Positano, Davide Torbini, Mario Frasca, Massimo Di Leggia, Riccardo Bucci, una lista immensa di nomi. Voi provate a immaginare tutti questi nomi, tutti questi militari messi insieme. Io dico, qualcosa bisogna fare per loro, perché loro erano lì anche per me e per voi, per tutti quanti. Quindi loro, le forze armate, le forze di polizia ogni giorno sono impegnati, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, sono impegnati tutti i giorni a fronte della tutela proprio del cittadino. E quindi parte la storia la costruiamo noi, quindi parte da noi. Dobbiamo anche noi cambiare se vogliamo un mondo migliore, se vogliamo una cultura migliore, senza guardare idealismi, afflitti, odio, cattiveria. Sono segni che non danno crescita, non danno nascita. Quindi noi diciamo grazie alle forze armate, alle forze di polizia, alle autorità civili e militari per essere sempre oggi, ma in altre future manifestazioni. Ben vengano, perché insieme possiamo costruire qualcosa chiamata storia, senza tralasciare la storia del passato. È anche storia quella, però c'è anche una storia attuale.
chiamata Afghanistan, ma non solo, tutti i territori delle missioni internazionali di pace del mondo. E questo mi sento di dire insieme al contributo dell'Associazione Mario Frasca e del Comune di Monte Sant'Angelo, e grazie ancora di cuore per aver accettato e aver accolto la lettera. Saluto tutti e in questo momento è veramente emozionante, non sono il tipo da emozionarmi molto facilmente, eppure partecipare oggi a questo evento è un qualcosa di emozionante. Innanzitutto vi porto anche il saluto del sindaco di Antonio Liasio. Ieri c'è stata l'investitura, non dovevo, come si dice, di un nostro concittadino vescovo di Terni Narni Assisi, padre Giuseppe Piemontese, e il sindaco ha partecipato con una delegazione del comune di Monte Sant'Angelo alla manifestazione. Stanno rientrando, credo siano in viaggio, quindi vi porto anche il suo saluto. Saluto in particolar modo tutte le autorità militari, vedo dei consiglieri comunali, e saluto in maniera molto più affettuosa i parenti di tutti i caduti qui oggi presenti, ma simbolicamente abbracciamo tutti coloro che non ci sono, che tu comunque hai anche ricordato. E la cosa che mi preme sottolineare oggi, l'intitolazione, la dedicazione, diciamo così, perché questo deve essere, di questa sala ai caduti in Afghanistan, non è un fatto formale, non è per caso che siamo venuti qui, perché avremmo potuto farlo in altri posti, visto che qualche altra struttura comunale a disposizione ce l'abbiamo. Abbiamo venuto qui perché questo è il centro di aggregazione giovanile, è addirittura d'arrivo il centro di aggregazione giovanile, e ogni volta che i ragazzi leggeranno quella targa ricorderanno i caduti in Afghanistan, ma ricorderanno i caduti di tutte le guerre, e si accorgeranno che gli eroi non sono solo quelli che abbiamo studiato sui libri di storia, ma gli eroi sono quelli che anche oggi combattono per un ideale, combattono per dei valori, che pur sapendo che mettono a rischio la propria vita, lasciano la famiglia, lasciano il proprio paese e vanno lontano per difendere altri, per combattere per la democrazia di quei popoli che vanno ad aiutare. Ecco perché noi siamo inorgogliti di aver potuto partecipare e aver potuto dare noi qualcosa che è piccolo rispetto a tutto ciò che loro hanno fatto e a ciò che l'Associazione Frasca fa giorno dopo giorno, perché non solo perché questi ragazzi non vengano mai dimenticati, e questo credo non avverrà mai, ma anche perché per trasmettere messaggi nuovi, messaggi pieni di valore, di ideali, di qualità, di trasparenza, e il messaggio della legalità universale, perché questo è, la democrazia altro non è che la legalità universale. Ecco perché oggi per noi ricordare chi è caduto è sempre un momento di dolore, però per noi è anche un momento di gioia e di festa. Vogliamo che questo sia, sembra strano, e non me ne devono volere i genitori dei caduti, ma per chi è credente Don Domenico, questo è un momento di gioia, perché loro stanno vedendo sicuramente che il loro sacrificio è servito non soltanto ai popoli del paese in cui sono caduti, ma è servito a quanti oggi li prenderanno ad esempio, appunto, saranno per noi gli eroi del 2000. Grazie e un abbraccio ancora a tutti. Grazie al vice sindaco e grazie anche ovviamente a tutta l'amministrazione comunale del comune di Monte Sant'Angelo. Oggi tra i presenti io ho una persona, un colonnello, no? Che è stato sempre vicino alle famiglie, fin dal principio, proprio è entrato in casa per portare la notizia, e anche lui è partito con un gesto simbolico, si chiama il colonnello Candido. Io chiedo scusa se devo trattenere un attimo l'emozione, ma no? Perché Vincenzo ha una capacità, vuole colpirmi sempre sul nervo scoperto. Mi ha ricordato un brutto momento, ma un brutto momento che per me è infinitamente più piccolo rispetto al momento che hanno vissuto altri familiari. Io ringrazio te Vincenzo, ringrazio mamma e papà, ringrazio Francesco, ringrazio il vice sindaco, ma soprattutto il sindaco, ringrazio tutti quanti i convenuti.
Perché è importante ricordare i nostri caduti nei tempi moderni, ma chiamiamoli tempi moderni, ma quando chiamati, quando ricordate tutti i nostri caduti. E prendo spunto da due considerazioni. La prima è che mi viene guardando i signori Pascazzi e i signori Positano, con cui ci vediamo spesso e anche con voi, traendo spunto da un libro, il ragazzo nato con uniforme, quando ne parlavamo nelle scuole e cercavamo di spiegare ai ragazzi il perché Luigi Pascazio, ma come Francesco Saverio, come Mario, sono eroi moderni. Perché sono eroi moderni? In fondo, che cos'è l'eroe? A me non piace usare questo termine, perché è un termine che è stato ultimamente troppo inflazionato, è stato troppo... mi fate dire la parola che ho in mente, ma la potete immaginare un po' da bip. È stato inflazionato perché l'eroe moderno oggi sembra anacronistico, ma è colui che vive di ideali normali, vive una vita normale, fa il proprio dovere perché sente che lo deve fare, a prescindere. Ecco perché in certi momenti a me piace ricordare che questi ragazzi hanno svolto fino in fondo il proprio dovere. Non è che hanno staccato un biglietto di solo andata per il teatro operativo. Ognuno di loro ha fatto andata e ritorno e costruiva progetti per il proprio futuro. Questi poi progetti si sono infranti contro la volontà di altre persone che vivono altri ideali, perché non possiamo sicuramente disconoscere che chi decide di farsi saltare in aria sia solo ed esclusivamente un invasato, avrà altri ideali, avrà altre concezioni della vita che differiscono dalla nostra, ma a me piace ricordare i nostri ragazzi. I nostri ragazzi che nella normalità hanno svolto il proprio dovere fino in fondo. E questo, secondo me, è il monito che ci deve rimanere sulla pelle e dentro i muscoli fino ad arrivare al cuore. Cioè quello che nella nostra vita di tutti i giorni dovremmo guardare a quei ragazzi e averli come esempio. Quando magari la mattina la voglia di alzarsi non c'è, quando magari nell'affrontare una problematica ma penso a me o forse a qualcosa, no, ognuno di noi è un eroe potenziale, deve soltanto tirarlo fuori. Quindi scusatemi, la mia non voleva essere una omelia perché non ne ho le... ma è un monito da comandante, da ex comandante di uomini che ha visto partire i propri e rimanere per mesi con l'angoscia di ricevere una telefonata, con l'angoscia e l'ansia di sapere che cosa stanno facendo col fuso orario differente, di dormire col telefonino sempre acceso a fianco all'orecchio, perché ognuno dei nostri soldati è un figlio e quando lo si vede partire si è in ansia per il suo ritorno, perché sa che va a affrontare un pericolo. Detto questo, io ringrazio tutti. Quello che posso dire anche a nome, portando il saluto del mio comandante, il generale Madeddu, che noi che siamo dell'ambiente conosciamo bene, sappiamo quanto ci tenga determinate cose, da parte nostra saremo sempre vicini. Per questo grazie per questi momenti, perché è vero, il dolore rimane, il dolore c'è sempre, ma il dolore deve essere una spinta ad andare sempre più avanti, deve essere quella forza che a volte ci manca per continuare ad alzarci il giorno dopo e portare avanti i nostri ideali. Perché ripeto, un popolo senza storia è un popolo senza futuro, non lo dicevo io, lo diceva un generale tedesco della seconda guerra mondiale, ma è capibile, soltanto guardando a chi siamo e a chi eravamo possiamo alzarci in piedi e con schiena dritta guardare al futuro, che è sempre più difficile. Grazie a tutti. Thank you.
Thank you.
gloria di Dio Padre. Dalla prima lettera
San Paolo Apostolo di Quisi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse in comunione con il sangue di Cristo? E il pane che auspiziamo non è forse in comunione con il corpo di Cristo? Poiché di un solo pane, noi siamo, benché in unite, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo al mio pane. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci siamo radunati
davanti all'altare del Signore, davanti a Gesù Eucaristia. Abbiamo ascoltato la sua parola e fra poco egli stesso si renderà presente in mezzo a noi, sotto le specie del pane e del vino. E lui ci dirà: prendete e mangiate, prendete e bevete. Allora, che cosa stiamo facendo? Stiamo celebrando la Santa Messa, l'Eucaristia. Ma cosa vuol dire celebrare la Santa Messa? Che cosa accade mentre si celebra la Santa Messa? Carissimi, l'Eucaristia è il sacramento dell'amore, ma soprattutto il sacramento della presenza. Perché Dio ci ama troppo per lasciarci soli. Allora ci voleva qualcosa che si vedesse, che si toccasse, che fosse alla portata di tutti, anche dei più poveri, anche dei più semplici. Che qualcosa che avesse un grande significato per rivivere e ripresentare, non rappresentare, ma ripresentare una reale presenza del Signore vivo in mezzo a noi, in mezzo a noi che ci chiamiamo cristiani. E Gesù scelse allora il pane e il vino per rimanere sempre con noi. Il pane e il vino si mangia soprattutto a tavola, e fu tavola che Gesù fece l'ultima cena. Allora cosa significa andare alla Santa Messa? Andare alla Santa Messa significa rispondere all'invito di Gesù. Significa andare a tavola con Cristo, che spezza il pane che è il suo corpo, che ci dona il vino che è il suo sangue. È Lui, carissimi, che celebra la Santa Messa, e noi tutti concelebriamo. Oggi, Corpus Domini, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è l'occasione per fare un esame di coscienza sul nostro modo di celebrare l'Eucaristia. La Santa Messa è lo specchio di una comunità cristiana. Guardate come una comunità celebra la Santa Messa, come si comporta in chiesa, e capite subito il livello della sua fede. L'Eucaristia allora come ci rivela? Spesso nella messa appariamo una comunità distratta, che vive di abitudini più di convinzione. Perché? Perché il cuore non partecipa, perché il cuore è preoccupato, perché il cuore non viene offerto qui sull'altare, perché i nostri pensieri non sono rivolti verso il Signore. Una bella messa, tra virgolette, è una messa cantata bene, non troppo lunga, con i posti comodi, senza però porsi il problema se questa Eucaristia ci ha fatto andare a casa più buoni, più cristiani.
eppure questo è essenziale. Spesso l'Eucaristia non cambia nulla nella nostra vita. Tanti continuano per la sua strada. Perché? Perché non hanno avvertito, o meglio, non avvertono più le provocazioni che Gesù lascia nell'Eucaristia. Fate questo in memoria di me. Qual è il senso profondo di queste parole? Fate questo in memoria di me. Da una parte, Gesù ci invita di frequentare ogni domenica la Santa Messa. E dall'altra parte, con le parole fate questo in memoria di me, Gesù dice fate agli altri la stessa cosa che io ho fatto per voi. Fate come ho fatto io, come io mi sono dato per voi. Così voi date, spendetevi gli uni per gli altri. E questa è la mia vita da cristiano. L'Eucaristia è presenza di Gesù. Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Dio offre se stesso completamente, senza riserve. Non ci nega niente. E gli dà tutto ciò che c'è da dare. Mangiate, bevete. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Questo sono io per voi. Dio non solo è diventato carne tanti anni fa, ma anche qui, adesso, Dio diventa cibo e bevanda per ciascuno di noi. Dio non si tira indietro, Dio dà tutto. E questo è il mistero dell'Eucaristia. Ma se io voglio accostarmi all'Eucaristia, se io voglio rispondere degnamente a questo invito di Gesù, se io lo voglio accogliere nel mio cuore, io il mio cuore devo avere pulito. Per questo, carissimi, la santa confessione è così importante, perché altrimenti c'è il pericolo di fare il sacrilegio. E proprio è vera l'affermazione di Santa Teresa di Lisieux: se la gente conoscesse il valore dell'Eucaristia, l'accesso alle chiese dovrebbe essere regolato dalla forza pubblica. Ecco, io che valore do all'Eucaristia? Quale posto nella mia vita occupa l'incontro con Gesù risorto e vivo? Lo sento come un privilegio. Cerchiamo, carissimi, questa settimana a rispondere a queste domande. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede, credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha già glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, nel corpo donato e nel sangue versato del suo Figlio Gesù, Dio fa risplendere per noi la misura del suo amore e ci dona il cibo e la bevanda per alimentare la nostra unione con Lui e fra di noi. Con fiducia eleviamo la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa Francesco, il sacrificio di Cristo, reso presente in ogni celebrazione eucaristica, sia per il successore di Pietro, sorgente di rinnovato vigore, per guidare la Chiesa verso i nuovi orizzonti di un mondo che cambia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ministri ordinati e per tutte le persone consacrate, il sacramento dell'Eucaristia li sostenga nella loro scelta di vita e faccia di loro un chiaro segno dell'amore di Dio per l'umanità che soffre e che spera. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che si trovano in difficili situazioni di vita, il sacrificio di Cristo, continuamente offerto per la salvezza del mondo, li schiari la notte del dolore, solleciti la fraterna carità e apra il cuore alla speranza che non muore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i fanciulli che si accostano per la prima volta alla mensa eucaristica, la comunione con Cristo e con il suo corpo, che è la Chiesa, possa sviluppare in loro i semi di bontà che portano nel cuore per la loro gioia e per il bene della famiglia e della società. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Gesù, noi crediamo che sei vivo e risorto, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti ringraziamo per il dono della tua presenza e vogliamo pregarti per le vittime della guerra, per quelle non più presenti, per le quali ti chiediamo la beatitudine del Regno dei Cieli, perché qui o si affida alle nostre preghiere. Guariscili nel corpo, guariscili nel cuore e nell'anima. Fa, o Signore, che l'Eucaristia rinnovi la nostra vita e ci renda testimoni e operatori di pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la famiglia di Dio, oggi qui convocata, l'Eucaristia plasmi la nostra esistenza e ci renda capaci di portare a tutti la presenza di Cristo, pane di vita, attraverso la testimonianza della nostra carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre di misericordia, che in Gesù Cristo, pane disceso dal cielo, ti chini sull'umanità sofferente, sostieni la nostra fede, mantieni viva la fiamma della nostra carità e il desiderio di te, meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente stipicati nell'offerta che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, e restituì il rito del sacrificio offerente. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci toglie ogni colpo. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo. Memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrato il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto, asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perfetto e gradito, perché possiamo ottenere il regno di Cristo. Insieme ai tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, con l'Anno di Dio, con i tuoi santi apostoli, con i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Confermano la fede nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai venuto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza, ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio darà al mondo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme. Padre nostro, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Carissimi, per i motivi di sicurezza, tutti la comunione prendiamo direttamente in bocca. Luca Sanna, Massimo Ranzani, Cristiano Puccio,
Gaetano Cuccillo, Roberto Martini, David Tomini, Matteo De Marco, Riccardo Pucci, Mario Frasca, Massimo Di Legge, Giovanni Gallo, Francesco Burrò, Francesco Paolo Messinero, Luca Valente, Michele Silvestri, Manuele Brai, Tiziano Chierotti, Giuseppe La Rosa e infine Barbara Reale. Un applauso per voi. La rappresentanza dell'amministrazione comunale del comune di Ortanova, città natia di Mario Frasca, rappresentata dall'avvocato Antonio Antino. Oggi qui con noi, causa impegni, molte famiglie non hanno potuto aderire, ma sono presenti i familiari dei militari caduti italiani in Afghanistan. Il gagliardetto lo consegniamo anche a loro, cominciando da Di Legge, Massimo Di Legge, e dalla famiglia Di Legge, con militone caduto insieme a Mario Frasca e Riccardo Pucci. Nella capitanata sono 4 i militari caduti nelle missioni internazionali di pace nel mondo, 2 in Afghanistan, Francesco Saverio Positano di Foggia, famiglia Positano. Sono tanti i commilitoni caduti nelle missioni internazionali di pace nel mondo, specie nel nostro territorio, la Puglia. Siamo a Bitetto con Luigi Pascazio, famiglia Pascazio.
Ringraziato anche le autorità locali, il corpo della Polizia Municipale e il comandante dei Carabinieri della stazione di Monte Sant'Angelo. E infine un affetto caloroso a tutti quanti voi affinché possiate portare nel vostro cuore la preghiera come ha riferito Don Pietro oggi in questa santa messa ai caduti italiani in Afghanistan. Col cuore siamo vicini a tutti quanti noi, a voi, e portate nel cuore affinché questi militari caduti nelle missioni internazionali di pace del mondo non sia un gesto di dimenticanza, ma bensì continua nel tempo per filmare una storia contemporanea. Un applauso. Andiamo in pace.